Proviamo a utilizzare Google come motore di ricerca. Siamo dentro nel nostro account personale, come vedete in alto a destra. Inserite poi nella barra centrale la parola o quello che vi interessa cercare. In questo caso io scrivo Città di Milano. Mi appaiono nella prima pagina, quella denominata Tutti, i vari siti e i riferimenti in cui compare Milano. Avete scritto piccolo in alto il sito www.comunedimilano.it. Sotto, più grande, una sorta di titolo, l'orario qui 21 ore fa riferimento all'aggiornamento e poi una breve descrizione. Siamo nella sezione Tutti, ma come vedete ce ne sono molte. La seconda è la sezione Maps e vi apre automaticamente Google Maps con la mappa della città di Milano. Avete poi la sezione Notizie, dove appunto compaiono le notizie che fanno riferimento a Milano, la sezione Immagini. Cliccando Immagini vi compariranno sotto tutte le immagini in cui compare la parola Milano. Avete poi alcuni consigli anche di riferimenti e immagini simili. Sono interessanti poi gli strumenti. Se avete bisogno, per esempio, di selezionare immagini di una dimensione particolare, ad esempio molto grandi, potete affinare la ricerca, oppure un colore, bianco e nero, e vi compaiono solo immagini in bianco e nero. In questo modo andate a porre dei filtri alla vostra ricerca per poter essere più precisi. Dopo immagini ci sono i video e vi compaiono sotto tutti i video che fanno riferimento alla parola che noi abbiamo cercato. Tornate pure sulla pagina di Google e in questo modo, come avete visto, potete cercare tutto quello che vi interessa e affinare la ricerca ponendo dei filtri o delle sezioni specifiche.